ci troviamo nella scuola dell'infanzia Santa Croce, Opera Pia fondata nel 1861 come prima scuola pubblica della città e dal 1909 scuola di metodo Montessori. E qui l'aula Maria Montessori, che lei creò, inventò nel 1950 per formare le insegnanti, un monumento unico al mondo perché lei ha inventato un teatro scientifico della pedagogia. E questa è la posizione in cui le insegnanti osservano i bambini e prendono appunti da questa specie di leggio di legno. Questo permette alle insegnanti di capire come funziona una casa dei bambini senza che i bambini se ne accorgano della loro presenza. Sono stato un bambino di questo asilo dal 75 al 78 e poi sono stato richiamato come architetto nel 2018 per preparare le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori. Qui ci troviamo negli spazi del Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori, che abbiamo deciso di ricostituire nel 2020 in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia. Questa parete è un'allegoria della storia di Maria Montessori in Umbria, del suo carattere cosmopolita, dell'importanza che per lei ha il tema della pace e il tema dei diritti universali dell'infanzia. Sono rappresentati dei personaggi che sono stati molto influenti nella vita, nel lavoro, nell'opera di Maria Montessori, che sono San Francesco, i TARD. C'è stato questo incontro fortunatissimo con le allieve di Maria Montessori, Delfina Tomassini e Elvira Businelli. Aprendo i loro cassetti è comparsa la collezione del museo. La loro testimonianza anche ha permesso di ricostruire in modo esatto come Maria Montessori svolgeva i corsi di formazione insegnanti, qual era anche la sua presenza, la sua voce, la sua indole. E questo si è materializzato in un monumento, in una statua. Questa è la piazza che abbiamo deciso di dedicare a Maria Montessori, che la città ha deciso di dedicare a Maria Montessori, che a me piace chiamare Piazza dei Bambini, dove al centro primeggia questa figura fatta di triangoli, che sono i triangoli costruttori montessoriani. Grazie alla statua, ormai per tutti questo è diventato il distretto Montessori. La statua è stata sponsorizzata in parte da sponsor locali, in gran parte dall'America Montessori Society. Come vedete è rivolta verso il bambino, guarda in basso, ed è fatta in modo che i bambini possano arrampicarsi sulla statua. Di fronte, verso la piazza, abbiamo l'educatrice e il materiale che tiene in mano questi cubi sono la Torre Rosa, che le due allieve di Maria Montessori mi hanno spiegato che è il primo materiale che viene presentato alle insegnanti. Dietro la mano nasconde il libro, il metodo, il libro che tra l'altro lei ha scritto qui vicino a Perugia nel 1909 e che verrà tradotto in tutte le lingue del mondo nel giro di 3 anni.